La città di Trani si accinge ad ospitare un altro appuntamento di respiro nazionale. Dopo oltre 30 anni, la sezione locale della Lega Navale Italiana è stata designata per l'organizzazione dell'Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale, ereditando il testimone da Trieste. Il prestigioso appuntamento vedrà la partecipazione dei vertici nazionali dell'associazione, dei presidenti delle oltre 250 strutture periferiche, fra sezioni e delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale e di autorità civili, militari e religiose nazionali e del territorio pugliese. L'apertura ufficiale dell'Assemblea Generale dei Soci è in programma giovedì 17 ottobre alle ore 17 presso il Cinema Teatro Impero di Trani con gli interventi delle autorità partecipanti. È previsto, tra gli altri, l'intervento del presidente nazionale della Lega Navale Italiana, l'ammiraglio di squadra Maurizio Gemignani, e del direttore generale della Lega Navale Italiana, il contrammiraglio Gabriele Botrugno. Ad aprire l'assemblea, il messaggio di saluto del presidente della sezione di Trani, Giuseppe Dinnella. Questo ritengo sia stato un profondo atto di fiducia e di stima da parte della presidenza nazionale e della direzione generale della Lega Navale Italiana. Assemblea che vedrà proprio a Trani una nomina praticamente di un consiglio direttivo nazionale sicuramente molto ambito, e davvero sono orgoglioso e sono felice per averci scelto e davvero, ripeto, per averci dato questa grande attestazione di stima. Il programma dell'Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale Italiana prevede, oltre alla cerimonia d'apertura pomeridiana di giovedì 17 all'Impero, la riunione plenaria con la relazione del Presidente Nazionale venerdì 18 ottobre alle 9 presso la sede della sezione tranese della Lega Navale, e sabato 19 ottobre a partire dalle ore 9 le operazioni per eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale. Per i tanti ospiti che giungeranno a Trani, la sezione locale ha organizzato visite guidate e momenti conviviali.